ringrazio dottoressa Marotta davvero per l'attenzione che ha avuto nel proporre anche con la compagnia teatrale questa iniziativa, donatori di arte e di spettacolo. Certo, quando noi ci troviamo a condividere i nostri talenti e ci troviamo a condividere le nostre passioni, facciamo sempre un dono. Quando questo dono viene portato in un luogo d'eccellenza del dono, quale appunto è un ospedale, quando questo dono viene fatto a persone che si trovano in un momento di bisogno e di fragilità, è come se questo dono assumesse un significato, un valore ancora più grande. Del resto, il dolore che ognuno di noi si trova a vivere diventa anche lo spazio dove può nascere qualcosa, dove può nascere la condivisione. Non è un caso che persone che si trovino accomunate dal bisogno, da una ferita, dal dolore, sono quelle persone che sono più disposte a condividere e a donare. Allora ringraziamo di cuore la compagnia teatrale che ha messo in scena questa commedia che qui viene rappresentata nel nostro ospedale. Grazie a chi ha pensato questo progetto, la dottoressa Marotta e a tutti i suoi colleghi, collaboratori, infermieri, tutto il personale del nostro ospedale, e che questo dono possa ridondare. La logica del dono è che non finisce mai, la logica del dono è che si espande, che si moltiplica sino alla potenza. E allora che il Signore veramente vi benedica e grazie per aver regalato ai nostri pazienti questo pomeriggio diverso di condivisione e di arte e di qualche sorriso che sicuramente aiuterà a vivere meglio la degenza qui in ospedale. Grazie e buona serata. Grazie a Don Roberto che ci sta sempre vicino. Noi questa sera iniziamo questo progetto che abbiamo chiamato Donatori di Arte e di Cuore. L'idea ci è venuta parlando con noi Capolupo. Veramente io corteggio Gino Capolupo da tanto tempo. Poi un giorno sono venuti loro a proporci di portare il teatro in corsia. E quindi ci è venuta l'idea di fare questo progetto. Oggi è la prima giornata, quindi non l'abbiamo ancora neanche pubblicizzato perché dobbiamo chiedere anche i permessi ai nostri superiori, ai direttori generali, ai commissari che adesso abbiamo. Diciamo che il nostro scopo è portare un po' come dire, di gioia negli ospedali, che non sono certo luoghi di gioia, ma per un attimo, per un'ora, cerchiamo di mettere fra parentesi la malattia, tutto quello che è sofferenza. E questo aiuta i malati che sono ricoverati, ma aiuta anche noi, perché noi medici, infermieri, personale che viviamo perennemente a contatto con la sofferenza, anche noi abbiamo bisogno di un momento di svago, di un momento diverso. Non finiamo mai di ringraziare i Capolupo veramente perché ci siamo resi conto che cosa richiede fare una commedia in ospedale, cioè sono ore che lavorano. Pensavamo fosse una cosa semplice, invece non lo è per niente. Quindi ci vuole veramente tanto impegno. E poi ringrazio i miei medici che voglio chiamare per nome. Vedo qui Giovanna Spina, Maria Mercurio, Giovanni Carnovale, Gaspare Mancuso. E gli infermieri, non ci sono tutti, però c'è Filomena, c'è Gerardo, c'è Francesca, c'è Sergio. Chi c'è ancora che non... C'è Anna Vaccaro, se dimentico qualcuno, perdonatemi. C'è pure Emilia, che non ti vedo. Pure la Romano, è venuta la Romano. Comunque, ringrazio quelli che hanno lasciato i loro impegni e hanno capito l'importanza di questo progetto. Perché, ripeto, è la prima... No, ripeto, lo dico per la prima volta. È la prima volta che viene fatto in Calabria. E forse anche in Italia. Cioè, perché si portano cose di solito in pediatria, in oncologia. Però portare il teatro e tutte le forme d'arte, perché noi non porteremo solo il teatro. E infatti si chiama Donatori di Arte e di Cuore, ma tante forme d'arte, anche musica, anche quadri, anche presentazione di libri. Insomma, vedrete, questo è l'inizio, speriamo di una storia bella. Grazie a tutti di essere intervenuti.
siamo arrivati alla fine di questa prima iniziativa artistica, culturale, sanitaria all'interno dell'ospedale, del reparto di medicina di Soveria Mannelli, e tra poco seguirà un'intervista ai protagonisti e al personale che ha partecipato, che ha contribuito alla perfetta riuscita di questa simpaticissima commedia di Edoardo Scarpetta. Con l'occasione vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno permesso, che hanno contribuito alla perfetta riuscita di questa manifestazione odierna. E passo la parola alla dottoressa Marotta. Grazie Giovanni. Sì, noi ci teniamo a ringraziare la Rubettino Editore, perché ci sta sempre vicino. In particolare voglio ringraziare Maria Rizzo, che praticamente è il nostro angelo custode, insieme anche ad Antonio Cavallaro. Ci aiutano a fare tutto quello di cui abbiamo bisogno e che noi spesso non abbiamo il tempo di fare. Poi volevo dire che questa iniziativa sta già avendo successo. Infatti ci sono delle persone che ci stanno proponendo la loro arte. Per esempio Angela Bianco Quartet, per la quale stiamo cercando una data, e tante altre persone che ci stanno, come dicevo, offrendo la loro arte. Per cui se qualcuno ha voglia di donare un po' di arte e di cuore al nostro ospedale, è ben accetto. Abbiamo iniziato stasera questa avventura che abbiamo ideato con questi amici della compagnia I Commedianti. Io l'ho già detto che ho corteggiato il signor Gino Capolupo per tanto tempo. Lui finalmente ha raccolto la nostra offerta. Io mi sono fatto corteggiare. Si è fatto corteggiare. Si è fatto corteggiare. Aspettavo l'inizio. E abbiamo idea di iniziare proprio una bella attività come quella che è iniziata oggi qui all'ospedale di Soveria. Portare allegria, ma io forse ho preso la parola, no, ti ho preso. No, con piacere. Il nostro messaggio, noi vogliamo lanciare un messaggio, noi della compagnia. Noi siamo una compagnia di amatori, di persone che fa teatro e lo fa per amore verso il teatro. Cerchiamo di portare il teatro dappertutto, dove è possibile portarlo. Ancora non avevamo portato nell'ospedale. E siamo felici di aver fatto questa bella esperienza nell'ospedale e aver portato così un po' di gioia, perché il nostro teatro è un teatro leggero, è un teatro che fa ridere, che fa passare due ore di serenità. Forse in questo posto è molto importante una cosa del genere, quindi noi lo facciamo veramente con piacere ed è una cosa bella che abbiamo iniziato qui a Soveria, all'ospedale di Soveria. Spero continueremo. Sicuramente. Il nostro progetto si chiama Donatori di Arte e di Cuore. Tutte le arti quindi sono possibili, soprattutto il teatro, che abbiamo chiamato teatro in corsia, però anche musica, presentazione di libri, qualsiasi cosa. Qua c'è una piccola rappresentanza del nostro reparto e della loro compagnia, e io vorrei passare il microfono a tutti loro che partecipano con amore, a volte un po' di più, a volte un po' di meno, a tutte le iniziative. Credo che stasera possiamo dire che fra tanti farmaci che noi usiamo quotidianamente abbiamo scoperto un altro farmaco, che è la risata, che è molto importante. Io volevo fare i complimenti agli attori, è stata una piacevole sorpresa. Gli attori praticamente fatti in casa, che conoscevamo per altre attività, in cui erano altrettanto bravi e quindi... Dico soprattutto che è merito loro se stasera abbiamo passato una serata così piacevole. È diversa anche dal solito. Fare questo tipo di terapia è una novità. Speriamo di continuare in questo senso, ecco. Anch'io mi associo ai miei colleghi nel ringraziare gli amici dei commedianti di Soveria Mannelli e penso di ripetermi, nel senso che oggi pomeriggio nella sofferenza abbiamo regalato un sorriso. Grazie. Anche noi oggi, come tutti i colleghi qua, abbiamo passato una giornata diversa da tutte le altre che abbiamo passato in corsia in tutti questi anni. Grazie al nostro primario e al gruppo teatrale della giornata che bellissimo che ci ha fatto passare.
come il filo della vita, no? Questo è un luogo che si piange, ma poi fondamentalmente è un luogo che si può anche ridere, quindi distogliere l'attenzione dalla sofferenza per quel poco di tempo che si riesce è una cosa molto importante, perché si è sola da tutto. A nome di tutti condivido il pensiero dei miei colleghi. Noi infermieri dobbiamo tanto anche ai pazienti stessi, che è uno scambio tra noi e i pazienti, quindi in primis noi dobbiamo stare bene per fare del bene agli altri. Grazie a tutti, è una bella iniziativa e speriamo che continui per un bel po' di tempo. Grazie a tutti anche da parte mia e da parte di tutti noi, i miei colleghi. Speriamo che continui e si possa allargare ad altre iniziative. Emilia, saluta, di buonasera. Buonasera. E adesso, ecco. Lo volevo presentare. Per me è un'emozione doppia perché dopo averci lavorato 40 anni qui dentro, adesso sono venuto a lavorare per 2 ore molto faticose. L'avevamo mandato via. E io sono tornato sotto mentite spoglie. Però mi è piaciuto quando ci avete paragonato ad un farmaco, e beh, insomma, per me è una bella soddisfazione. Grazie Anna, grazie a tutti voi per l'accoglienza, la disponibilità, e speriamo di avervi fatto passare 2 ore, soprattutto ai nostri ricoverati, 2 ore in allegria e di spensieratezza. Grazie. Grazie.